quindi non intendo prendere più di 2 minuti perché, appunto, come abbiamo detto entrambi all'inizio, oggi è una giornata di ascolto. Lasciatemi dire che è stata davvero, una bella discussione. Alcuni interventi hanno, almeno a me, hanno fatto venire i brividi per, la passione, per l'intensità, per la qualità, del racconto che hanno portato qua, a noi. A me pare che, ci siano le condizioni per avviare un percorso che, come abbiamo detto all'inizio, non ha alcun esito scontato, ma al quale vi confermo, poi, Cristina dirà, vi confermo la richiesta di partecipare, di segnalarci al sottoscritto, a Cristina, chi di voi intende anche, come dire, spendersi in prima persona, perché quel noi che ho sentito, ripetere tante volte qua negli interventi è un noi che è fatto di legami affettivi tra di noi, che è fatto magari di stima, di condivisione di valori, ma è un noi che oggi non ha una consistenza in grado di mettere in campo una proposta, per la città. Questo è il punto. Non è detto che ci riusciamo, però dobbiamo essere consapevoli che 1.000, frammenti di qualità straordinaria, come qua sono stati rappresentati, non diventano, meccanicamente, automaticamente un noi. Quel noi va costruito e ovviamente non può essere costruito dal sottoscritto e Cristina, che, ripeto, si mettono al servizio sul piano istituzionale, sul piano delle lotte. Ha ragione prima Anna, diciamo, questo noi deve coltivare un piano programmatico, certamente, ma è stato ricordato, quella è la parte più facile. In questi anni abbiamo prodotto tantissimo e chi è intervenuto ha una quantità di proposte. Questo noi deve misurarsi anche con una dimensione di conflitto. Ritengo che Caravaggio, come il teatro XII, siano luoghi in cui quel conflitto si deve ovviamente manifestare. Cioè, è chiaro che il noi deve stare là. Se qualcuno pensa di risolvere il problema del Caravaggio con la forza, il noi starà là, come anche per il teatro della XII. Però questo noi va coltivato. Quindi davvero è necessario che chi ha un po' più di tempo, chi un po' più di disponibilità, si faccia avanti, perché altrimenti il noi non arriva, arriva l'impegno continuo e, al 100% del sottoscritto e di Cristina, ma che non, ovviamente non è sufficiente, perché io sono molto d'accordo, Federico lo sa perché ne parliamo spesso, è vitale cambiare le forme della politica. E tuttavia non lo può fare, almeno il sottoscritto che è vissuto e che si è formato dentro forme della politica che avverte per primo che sono superate. E non credo di essere in grado di offrire le risposte innovative necessarie alle forme della politica adatte. Quindi, se non c'è un protagonismo di chi pratica forme della politica diverse, non penso che riusciremo ad andare molto, molto lontano. Quindi, io insisto con questo, c'è bisogno della vostra partecipazione, fateci sapere. Ritengo, appunto, poi vediamo i nomi, vediamo le modalità di lavoro, è tutto da definire, però ci debba essere un nucleo che fa coordinamento e promozione di questa iniziativa, che deve stare sui territori. Come avete visto, qua oggi sono intervenuti territori molto diversificati, perché in questi anni abbiamo lavorato, abbiamo costruito relazioni, ci siamo fatti conoscere e riconoscere, quindi non partiamo da zero, non andiamo nelle periferie, diciamo che chi sta là, magari, diciamo, direttamente svolge un ruolo di protagonista, e il nostro lavoro deve essere quello di cucire, ma non in modo improvvisato, occasionale, giusto per stare insieme, ma cucire per dare un senso. Sono d'accordo, bisogna dare un senso del nostro, un senso complessivo di questi frammenti. Quindi,
facciamo questo lavoro, definiamo appunto ambiti tematici sui quali approfondire. Io ho fatto tre macro raggruppamenti, ma è evidente che è solo per comodità, poi le articolazioni verranno sulla base delle proposte che farete. Un ultimo punto, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, sempre con grande franchezza. Noi qua abbiamo fatto degli inviti, come dire, senza seguire alcun manuale di buona educazione o di, come dire, di etichetta diplomatica. E ci sono qua, e sono intervenute, persone che stanno dentro organizzazioni che tra di loro hanno rapporti molto complicati, anche conflittuali. Per me questo è un aspetto secondario, chi sta qua è perché l'abbiamo incontrato in questi anni dalla parte giusta, indipendentemente dall'organizzazione in cui sta. Poi l'organizzazione a livello nazionale, a livello cittadino si combatte anche in questi giorni, in queste ore, ma per quanto mi riguarda lo sforzo che dobbiamo fare tutti è quello di riconoscere chi sta dalla parte giusta. E le persone che abbiamo invitato qua stanno dalla parte giusta, è la parte che noi vogliamo sia protagonista, perché altrimenti quella forbice drammatica rischia poi di tagliare fuori un pezzo di città. La forbice drammatica intendo rimettere insieme i cocci e diciamo in nome dei barbari alle porte, e appunto avere poi una restaurazione a Roma, perché quei barbari non sono l'antisistema, a Roma quei barbari sono il sistema, è la restaurazione, deve essere chiaro, è un grande bluff, i barbari sono il sistema, stanno salendo su quel carro tutti quelli che hanno distrutto Roma in questi decenni. Noi in questa forbice non ci possiamo stare, l'alternativa non può essere la rincollatura dei cocci di quello che siamo stati, l'alternativa credibile può essere appunto far diventare protagonisti di un'offerta politica elettorale chi oggi fa il bene di questa città. Quindi spero che dopo questa riunione vi segnalerete nella vostra disponibilità e dalla prossima settimana con Cristina e con voi possiamo avviare operativamente anche in un percorso nei municipi questo progetto. Grazie.